La Fiera di Argenta ha toccato lo scorso anno il ragguardevole traguardo del mezzo secolo di vita. Quest'anno quindi edizione numero 51, in programma dall'11 al 15 settembre, su un impianto che negli ultimi anni sicuramente è consolidato e di successo, visto che annualmente le presenze toccano quota 150.000. Il programma prevede intanto una esposizione campionaria su strutture all'aperto e al coperto, con circa 300 espositori nei settori che vanno dall'agricoltura, alla meccanica agraria, all'edilizia, ai servizi, e un grande mercato come una fiera degna di questo nome può vantare. Accanto un calendario di appuntamenti culturali, di spettacoli, di attrazioni per tutti i gusti e per tutte le età, a partire da giovedì sera, giovedì 11, il concerto di Piero Pelù in Piazza Garibaldi, che anche in questo caso rappresenta una tradizione per la fiera, perché da alcuni anni si apre sempre con un nome di prestigio a livello nazionale. Ricchissimo poi il calendario degli eventi culturali, su cui spicca la mostra dedicata agli anni 70, una produzione della Triennale di Milano che arriva ad Argenta in forma ridotta ma assolutamente coinvolgente e spettacolare. Ricordo in particolare il sabato sera, sabato 13, la Notte Bianca, che arriva ad Argenta con un calendario di concerti, di proiezioni cinematografiche, di sorprese per animare la notte della fiera. Altre mostre sono organizzate in altri punti della fiera grazie alla collaborazione dell'associazionismo culturale locale, sempre attivo nell'organizzazione di iniziative nel corso dell'anno. Associazionismo che oltretutto promuove incontri, eventi sportivi, cura la gestione di alcuni punti di ristorazione sul percorso fiera, legati ai prodotti tipici ma anche alla cucina etnica. In particolare mi riferisco al padiglione Giro Giro Mondo, che è una conferma ormai della fiera da alcune edizioni a queste parti, in cui si incontrano le culture del mondo, lo dice il nome stesso, e questo in ambito musicale, in ambito gastronomico, attraverso incontri, laboratori, momenti di condivisione. E si chiude con quello che è un elemento tradizionale della fiera e di tante fiere che nel nostro territorio si svolgono annualmente. Parlo dei fuochi d'artificio, in questo caso uno spettacolo pirotecnico di livello internazionale che è sempre un'attrazione tra le più amate dal pubblico. L'invito veramente di cuore, calorosissimo, è quindi a partecipare di persona, di vivere questa fiera dall'11 al 15 settembre ad Argenta, consultando il sito del Comune per tutte le informazioni del caso, perché il programma è davvero ricco, ricco e accattivante.